Finalmente Microsoft ha rivelato ufficialmente i giochi che arriveranno su Xbox Game Pass nella seconda metà di ottobre del 2023. Un nuovo mese significa nuova aggiunta al catalogo e come al solito ce n'è davvero per tutti i gusti. Prima di iniziare vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva sul nostro sito videogiocitalia.it e trovate l'articolo completo in forma scritta. Buona visione! Impugnate la spada nei panni di Sakamoto Ryoma e avventuratevi a Kyoto per trovare l'assassino di vostro padre, scagionarvi da un omicidio architettato e ripristinare il vostro onore. In tal modo metterete fine all'era dei samurai e cambierete per sempre il futuro del Giappone. Estraete la vostra lama e unitevi alla rivoluzione in questa accesa avventura storica. Il titolo è disponibile sul cloud, console e PC. Guidate ogni decisione in Formula 1 Manager 2023. Gestite ogni aspetto del team di Formula 1 che avete scelto, dal quartier generale al garage e dalla pit lane al podio. Sfidate per il più alto riconoscimento degli sport motoristici, prendendo decisioni in una frazione di secondo che possono fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Il titolo è disponibile sul cloud, console e PC. Costruite una città da zero e trasformatela in una fiorente metropoli nell'atteso sequel del gioco di costruzione di città di grande successo. Con una simulazione profonda, un'economia vivente e caratteristiche più realistiche che mai, Cities Skylines 2 offre la possibilità di costruire mondi senza limiti. Il titolo è disponibile su PC. I membri di Game Pass Ultimate e EA Play possono affrontare l'incubo a bordo della Ishimura e svelare i suoi oscuri segreti nella fantascienza. Il classico survival horror Dead Space è pronto qui per voi. Il titolo è disponibile sul cloud, PC e Xbox Series X ed S. Disponibile ora su PC e in arrivo su Game Pass sulle console Xbox, giocate nei panni del detective in Tre Misteri. Trovare indizi e interrogare i sospetti è solo una parte del lavoro di una rana così esperta. Frog Detective: The Entire Mystery è una raccolta di tutti e tre i casi di Frog Detective. Il titolo è disponibile su cloud e console. Benvenuti sul Monte Fugu, un accogliente villaggio di ispirazione giapponese con un grande mistero da svelare. Unitevi a Mineko nella sua nuova città natale, dove farà nuove amicizie, raccoglierà e creerà oggetti stravaganti, rivitalizzerà il mercato notturno un tempo fiorente e scoprirà la verità sul grande gatto del sole, Nico. Il titolo è disponibile sul cloud, console e PC. Headbangers mette voi altre 29 persone nei panni di un piccione, mentre combattete in sfide ritmiche per scoprire chi è il maestro definitivo. Competete l'uno contro l'altro in minigiochi musicali strabilianti, sconfiggete i vostri avversari con potenziamenti e raccogliete briciole per personalizzare il vostro piccione. Il titolo è disponibile su cloud, console e PC. In Usant intraprenderete un'avventura di arrampicata. Padroneggiate i vostri strumenti d'arrampicata mentre salite su una torre misteriosa in continua evoluzione. Godetevi una colonna sonora suggestiva e biomi mozzafiato, accompagnati dall'enigmatico Ballast. Il vostro compagno acquatico vi guiderà mentre risvegliate la natura lungo il vostro percorso per svelare i misteri della torre e raggiungere la cima. Il titolo è disponibile su cloud, console e PC. Purtroppo, come al solito, dobbiamo dire addio ad alcuni titoli che abbandoneranno Xbox Game Pass a partire dal 31 ottobre. Vi lasciamo l'intera lista a schermo. Tuttavia, vi ricordiamo che, qualora voi foste abbonati al servizio Xbox Game Pass, potete acquistarli con il 20% di sconto prima di essere ritirati dal catalogo. Bene ragazzi, anche questo video giunge al termine. Noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like e iscrivetevi con la campanella attiva, ma soprattutto commentate facendoci sapere che cosa ne pensate di questi nuovi titoli disponibili all'interno del Game Pass. Un saluto e alla prossima!